Grazie, grazie mille, buon pomeriggio. Sono veramente molto felice di essere qui. Sento il mio curriculum anch'io, mamma mia, e sono contento che, grazie professoressa, di quello che ha detto, e sono contento di quello che ha detto Massimiliano, che effettivamente è una delle spuntature di eccellenza del mio curriculum, aver potuto seguire Massimiliano come studente di dottorato. E oggi Massimiliano è qui, appunto, e mi ha invitato insieme alla professoressa Fiocca, è un grande onore e sono molto contento. E poi, insomma, questa presentazione, che entusiasmo, eccetera, speriamo di potervelo comunicare. Vi voglio parlare di questo libro, si vede, no? Sulla copertina. 3 anni fa, mi sembra, il Mulino mi chiese di scrivere un libro divulgativo sulla geometria e l'ho chiamato La forma delle cose. Poi, 2 anni dopo, l'altro anno, cioè 2 anni dopo, mi ha chiesto: ma puoi fare un libro su una formula? Questa è una collana del Mulino dedicata alle formule. Il primo libro è stato sul teorema di Pitagora. E poi mi hanno detto: ma poi ce ne sono stati altri di logica e così. Poi mi hanno detto: ah, ci piacerebbe di nuovo una formula sulla geometria. Io ne avevo proposta una complicata. Ho detto: ah, vi parlo della formula di Einstein della relatività generale, l'equazione di campo. Allora questi dell'editor mi hanno guardato, mi hanno detto: sì, ma perché? Io dico: ma sì, perché secondo me c'è tutta una storia che parte da Archimede. E come mi fa l'editor del Mulino? Cosa vuol dire la formula di Archimede? Ma sì, dico, l'area della sfera, 4π r². Bellissima, una formula stupenda, deve scrivere un libro su questo. Ma come, dico, scrivere un libro sulla formula che... Allora io ho detto: vabbè, dai, e devo dire che avevano avuto una buona idea, perché mi sono divertito tantissimo, spero di comunicare. Ho imparato un sacco di cose, ho imparato un sacco di cose che ho scritto sul libro, e mi sono avvicinato a questa figura di Archimede e a tanti altri dopo, ed è stata una cosa piacevole, e spero che anche la lettura, se aveste voglia, del libro possa essere altrettanto piacevole, o comunque, se non altro, l'occasione di oggi. Sono molto contento di essere qui a Ferrara, dove ci sono dei grandi artisti della misura, della geometria, come Massimiliano, ci sono degli ottimi storici, e io parlerò un po' di storia, un po' di geometria davanti a persone estremamente qualificate, e spero quindi, diciamo, che mi perdoniate se faccio delle cose, perché fare la divulgazione si deve anche semplificare, no? Va bene, allora qui si parla dell'area della sfera, di Archimede e dell'arte della misura. E allora io partirei subito con Archimede e ve lo faccio vedere. Archimede, questa è la scuola di Atene di Raffaello, e questo è una qui si raffigura Archimede. Qualcuno dice che è Archimede, qualcuno dice che è Euclide. Secondo me è Archimede, perché vedete che ci sono delle sfere dietro, no? E quindi, diciamo, di sicuro il personaggio vero è Bramante, che sapete che Raffaello dipingeva i suoi contemporanei, le raffigurava, quindi è un ritratto di Bramante, che è un architetto, e probabilmente rappresenta Archimede che sta stracciando un cerchio. E questo è come lo vede Raffaello, questo è come lo vede Walt Disney, questo è Archimede pitagorico. Penso che tanti, diciamo, lo conoscano. Questa è la copertina del Topolino di mia figlia, che è nata nell'84, quindi non so, sarà stata degli anni 90, insomma, era una copertina. E una delle cose che per me è difficile quando parlo a gente e parlo di Archimede, molti mi dicono: Archimede pitagorico? No. C'è Archimede e c'è Pitagora, no? Anzi, c'è Pitagora e poi Archimede. E tutti sono convinti che sia la stessa persona proprio per questo. E effettivamente, diciamo, sono due grandi personaggi della storia dell'uomo: Pitagora, Archimede, e un altro che metto insieme, secondo me, è Zenone e Parmenide, e mi fa una grande impressione come fossero tutti lì vicino, no? Sapete che Pitagora era a Crotone, Archimede era a Siracusa, e Zenone e Parmenide erano a Elea, no? A Veglia, che è sotto Napoli, un pezzo di terra, un triangolo di terra, dove l'Italia, la Magna Grecia, era veramente al centro di tutto. E per quasi concludere su Archimede, vi faccio vedere questa, che
che è la Fields Medal, sapete che è l'equivalente del Nobel per la matematica, ed è raffigurato Archimede. Quindi Archimede è una persona sicuramente importante per la storia della scienza e della matematica. Un personaggio veramente particolare. L'ultima cosa per introdurvi la figura di Archimede è questo, volevo farvi vedere un pezzettino di film, Cabiria, un film del 1914, un film fondamentale nella storia del cinema, che di Giovanni Pastrone, girato a Torino e a Roma, con testi di Gabriele D'Annunzio. Se ho capito bene, D'Annunzio c'entra pochino, nel senso che questo Pastrone voleva fare un film importante, è il primo colossal della storia del cinema, e a un certo punto gli hanno detto: senti, imbarca anche D'Annunzio, perché così la pubblicità c'è, eccetera. E D'Annunzio ha fatto le... Allora adesso ve lo faccio vedere e vediamo se riesco a farlo partire. E guardate che bello, è l'assedio di Siracusa. Sapete che a un certo punto i romani, c'erano quelle, provo a fare lo storico, quello che mi ricordo, le guerre puniche, e Siracusa era una polis della Magna Grecia che in un primo periodo decise di stare dalla parte dei romani, e poi a un certo punto c'erano questi tiranni, c'era Gerone, tiranno di Siracusa, e il nonno era per i cartaginesi, poi è arrivato il figlio che era per i romani, il figlio è morto prestissimo, è andato al potere il figlio del figlio, è giovanissimo, e allora il nonno, che era ancora vivo, gli ha dato come precettore Archimede, il quale gli ha detto: non fare come tuo papà, vai con i cartaginesi, cioè non si può stare con i romani, questi zottici contadini e militari. E sembra che ci sia un'importante, diciamo, influenza di Archimede sulle scelte di questo, e diciamo probabilmente forse aveva ragione dal punto di vista culturale, ma sbagliava dal punto di vista politico, perché i romani erano più forti. C'è stato questo assedio durato più di 2 anni, in cui Archimede si è distinto, cioè, e si racconta che grazie ad Archimede Siracusa resistette parecchio. Allora, io avevo preparato questo pezzo di video che ho scaricato da YouTube, il quarto episodio, ve lo faccio vedere, perché mi sembrava molto bello, e quando l'ho visto qualche mese fa, un anno fa, ho detto: oh, che bello, lo paragonavo a Guerre Stellari, guardate che bello, 1914. E ovviamente con la situazione odierna, con i telegiornali, con le cose che vediamo, diciamo, la somiglianza della cosa è questo assedio a una polis greca da parte dei romani, insomma, la similitudine con Mariupole, queste cose qui, quindi insomma ve lo propongo con meno enfasi di quanto volessi, insomma, e il contributo di Archimede alla difesa, adesso vediamolo, c'è l'audio se si sente bene, ma è solo musica, è un film muto, ecco, tra un po' parte. Si mutarono le sorti del vincitore di Cannes, il proconsole Marcello stringe ad assedio Siracusa, alleata di Cartagine. Fulvio Axila milita sotto l'insedia dei vincitori di Nola, avete letto, no? Vediamo se sta andando, eccolo qui, questo è un generale. Ed eccolo il nostro Archimede, vedete, con la sfera. Il matematico.
Guardate che bella, che lezione di fisica qua, divulgativa. Vabbè, diciamo, non ve lo faccio vedere tutto perché dopo... io, un film del 1914, un Colossal, un'impresa italiana che ha dato il via poi Cabiria, e ne ha fatto un altro pastrone qualche anno dopo su Dante e la Divina Commedia, cioè, ci sono le raffigurazioni, l'ho visto recentemente alla Scuderia del Quirinale, questo pezzo sull'inferno, un Colossal incredibile, quello è abbastanza... i vari gironi dell'inferno, è un pezzo di storia del cinema, e avete visto come è dedicato alcuni minuti ad Archimede e anche a una parte diciamo proprio scientifica, no? Di divulgazione di specchi parabolici e la fine della flotta romana bruciata da questi specchi parabolici. Ci sono dei dubbi, e Enrico Giusti sostiene che non sarebbero mai stati capaci di fare una cosa del genere, insomma, i siracusani, anche sotto la guida di, perché è molto difficile orientare davvero una potenza tanta energia del sole, però indubbiamente Archimede aveva creato una serie di strumenti di guerra, le balestre, dei rostri con cui rovesciava le navi romane, e utilizzava questi strumenti con una maestria matematica incredibile. Per esempio, le balestre venivano azionate quando le navi erano a un certo numero di metri, cioè lui aveva fatto il calcolo, un matematico al servizio della guerra. E anche oggi vediamo cose simili, insomma, con i droni e con la difesa dell'Ucraina da parte dell'assalto. Quindi è una cosa di attualità, ma il nostro Archimede, torniamo a noi, quindi ve l'ho introdotto, avete visto, un personaggio leggendario, ma davvero leggendario, tra lo scienziato, il matematico e l'ingegnere, quindi una persona che lavorava nel mondo delle idee, nel mondo del pensiero. Però non disdegnava di andare a fare delle applicazioni, sapete, insomma, e questa sua anche attenzione alla politica, alla situazione di Siracusa, e sapete tutta anche la sua morte, no? Questa leggenda della sua morte, che era lì che stava facendo, si racconta che lui stesse dimostrando un teorema, che adesso ve lo faccio vedere, è arrivato il soldato romano, gli ha detto: cosa stai facendo? Non ho tempo, di che è, e lo uccide. In realtà uno storico molto importante, Lorenzo Braccesi, che è professore di storia in pensione adesso a Padova, mi ha raccontato, appunto, durante, ho organizzato una mostra al Muse su Archimede e ho fatto venire degli storici, dei matematici, degli ingegneri, abbiamo fatto 6 mesi molto interessanti di dibattito, da cui è nato poi tutte le cose che ho imparato su Archimede, che ho riportato su questo libro. E Braccesi ha una sua interpretazione molto,
molto interessante, basata però su scritti di Plutarco e di Livio, in cui dice: guarda, che il generale, il console Marcello non poteva permettersi di portare in catene Archimede a Roma, sarebbe stata una cosa troppo, dal punto di vista intellettuale, così fine, così importante. Per cui diede ordine ai suoi soldati, perché a un certo punto Siracusa cadde perché fu tradita, no? Aprirono le porte, eccetera. E i primi che entrarono avevano l'ordine di andare nella casa di Archimede e ucciderlo immediatamente. E questa è una cosa un po' più logica rispetto a questa fantasia un po' strana, insomma, che lui si fosse fatto uccidere perché voleva fare matematica. Comunque, anche qui è significativo questo personaggio di scienziato che viene a un certo punto annullato dalla politica, no? Perché va bene, ma andiamo un po' alla matematica, allora, all'arte della misura. Io ho deciso di chiamare, di mettere come sottotitolo Archimede, abbiamo parlato, l'arte della misura, perché, non so, è un'arte, no? In realtà noi matematici la chiamiamo teoria della misura, no? È la teoria della misura che parte, con Euclide, eccetera. E i greci, o forse qualcuno prima, i babilonesi, eccetera, hanno deciso che misurare significa in qualche modo commensurare, no? Cioè uno prende un'unità di misura, un metro, e poi commensura, diciamo, questo tavolo col metro, lo compara con questo un metro, qui ci sta uno, due, tre, adesso vediamo, insomma, l'arte sarà lungo 4 metri questo tavolo, no? Perché riesco a stare. Quindi, diciamo, si commensura la lunghezza, no? Si guardano. E se guardate Euclide, eccetera, ci insegna come misurare, per esempio, misurare una superficie, se la commensura con dei quadrati di lato 1. Quindi, per esempio, per calcolare l'area di un rettangolo si fa base per altezza, giusto? L'abbiamo imparato, ci stanno dentro tot rettangoli di lato 1. Per calcolare l'area del triangolo si fa base per altezza diviso 2, giusto? Poi si calcola il poligono, eccetera. Archimede è il primo che decide di commensurare, di valutare l'area della sfera. E la sfera, capite che non è un oggetto piano, è un oggetto nello spazio, e commensurarla è complicato. Ed è davvero complicatissimo. E io ci ho pensato un po' dopo leggendo questa cosa, perché noi si impara nei corsi di analisi, si fa un integrale, però insomma, c'è l'area della sfera. E lui si occupa di questo e scrive questo libro sulla sfera e sul cilindro. Leggo direttamente quello che io non l'ho letto in greco, la lingua di Archimede, il greco ellenistico, un greco purissimo, molto bello, e chi lo sa leggere mi dicono che io ho letto delle traduzioni, e adesso ve lo riporto e lasciatemi divertire leggendoli, perché in seguito, essendomi imbattuto in teoremi degni di considerazione, composi la loro dimostrazione. Allora, io non voglio paragonarmi ad Archimede, però è vero che è quello che pensiamo, no? Ogni tanto ci imbattiamo in un teorema degno di considerazione. No, questo è bello, ok, ma vabbè, è degno, questo è un bel teorema. Massimiliano mi ha spiegato prima un suo teorema in cui si è imbattuto. E io, quando me l'ha spiegato, gli ho detto: va bene, ma ne hai composto la dimostrazione? Ma certo, se no non è un teorema, giusto? Giusto? Vero che è carino, no? Ed eccolo qui. Che ogni cilindro, quindi si è imbattuto, e poi, con base uguale al cerchio massimo della sfera, altezza uguale al diametro, è una volta e mezzo la sfera, e la sua superficie totale è anch'essa una volta e mezzo la superficie della sfera. E qui è un po' più difficile, ma ve lo faccio vedere con un disegno. Lui dice: se prendiamo la sfera e prendiamo il cilindro circoscritto, quindi cioè un cilindro con base il cerchio massimo ed altezza 2 volte il diametro, giusto? Allora lui dice che la superficie della sfera è pari a una volta e mezza a quella del cilindro. Okay? E che è la stessa cosa per il volume, che il volume è una volta e mezza. Ok? D'accordo? E dice un commento, scusate, e che ce ne frega, uno dice. No, è facilissimo, perché l'area del cilindro è facile. Perché io lo taglio, il cilindro lo apro e mi diventa un rettangolo, base per altezza. Se ci pensate, è un'idea favolosa.
E lui lo dice. Queste proprietà, dice, sono da sempre inerenti alla natura delle figure menzionate, ma sono rimaste ignote a coloro che prima di noi si occuparono di geometria, dal momento che nessuno di essi comprese che esiste commensurabilità fra queste figure. Cioè, è proprio bello, dice, capite? È la prima volta che qualcuno... E questa è la cosa che noi matematici facciamo continuamente, no? Cioè quello di prendere un qualcosa di complicato e provare a commensurarlo con qualcosa di più semplice. Quindi questo è... Insomma, io tutte le volte che lo leggo mi piace tantissimo. Anche come enuncia il teorema, no? Che, vabbè, e come lo commenta. E nel libro... ho riportato una dimostrazione di Archimede, che Archimede ne fa due dimostrazioni. Una con la bilancia, sapete che lui meccanica la chiama, per cui insomma, e un'altra poi con la tecnica dell'esaustione, in due volte. E anzi poi in questo famoso libro sul metodo lui spiega che arrivare ai teoremi ci si arriva in maniera meccanica e poi ci vanno dimostrati con la logica, eccetera. Beh, molto bella, è una cosa che insomma ci arrivi un po' per fortuna, un po' perché provi, un po' perché dici ma deve essere così. Una volta che c'hai l'idea poi costruisci la dimostrazione. In realtà, vedete, questa cosa delle volte e mezzo confonde un po', perché se fate un po' di calcoli algebrici semplici, se togliete il disco sopra e il disco sotto, si dimostra che la superficie della sfera è equivalente alla superficie uguale, non una volta, uguale alla superficie laterale, ok? Questo è il teorema. E quindi lui lo fa tagliando, vedete una figura a destra, tagliando con delle sezioni, con dei piani orizzontali e facendo vedere che il collare sulla sfera alla stessa area del collare sul cilindro, d'accordo? E è una dimostrazione che si trova anche sui libri delle scuole superiori, non su tutti. È molto divertente perché alcuni libri di scuola superiore danno la formula e poi dicono ma questa è un po' troppo complicata per dimostrarla. Peccato, perché ci vuole, insomma, ci è voluto Archimede, però si può fare nelle scuole superiori e si dimostra questo. Non ve la faccio oggi perché lo riporto sul libro, oppure se volete andate a leggerla direttamente su Archimede. E io vi segnalo questo olandese, di cui io non so pronunciare il nome, di Kesterius, questo signore, insomma, matematico, che ha fatto una delle ultime traduzioni di Archimede, molto bella, in inglese, e poi adesso la regione siciliana, 38 anni fa, ha fatto fare anche la traduzione in italiano. Io l'ho letto il testo in italiano, poi in inglese, e poi qualche volta mi ho chiesto a qualcuno se sapeva il greco se corrispondeva. E vedete che anche lui rimane, Archimede esprime qui la propria meraviglia per il fatto che alle figure geometriche possono inerire notevoli proprietà che, per non essere esplicitate dalla definizione, rimangono a lungo ignote nonostante la loro semplicità. Si tratta insomma del tipico stupore del matematico nei confronti della ricchezza intrinseca e insospettata delle proprie definizioni. Succede, no? A noi non tanto magari, ma che noi diamo, ma tanti nostri anche con matematici contemporanei che danno la definizione, la varietà di Fano, che ha dato questa definizione. E poi nella storia della matematica si scoprono tante sottigliezze che questa definizione conteneva e che ci è voluto altri, ci è voluto tutta la scuola russa per farla venire fuori, la scuola americana. Cioè, quindi io ho trovato veramente molto. Quindi mi sono divertito. Cioè, Archimede già aveva un sacco di idee. E voglio raccontarvi anche questa cosa su Archimede. Archimede, sapete che calcolò... Vedete, in questa formula 4π greco r quadro, c'è questo pi greco, che allora non si chiamava pi greco. L'ha chiamata pi greco nel 1850 un matematico. E questo pi greco... Cioè, Archimede era preoccupato di questo pi greco. Pi greco è l'area del cerchio unitario, no? I greci sapevano che l'area del cerchio è una costante per r quadro. Se r è uguale a 1, l'area di cerchio di raggio 1 è questa costante. E quant'è questa costante? E Archimede l'ha calcolata, ha provato a calcolarla approssimandola con dei poligoni dall'interno e dei poligoni dall'esterno, con quella che si chiama la tecnica di esaustione, no? Quindi approssima, e sembra che abbia calcolato le prime 7 cifre decimali di pi greco, no? Poi a un certo punto, allora, sapete tutti, insomma, penso che le persone sono qui, che pi greco è un numero abbastanza delicato, insomma, non è un numero razionale,
ma non è solo lui, è un numero trascendente, quindi non solo lui non è razionale, ma anche qualunque sua potenza, pi greco al quadrato, pi greco al cubo, non è razionale, non c'è modo di farlo diventare razionale, è trascendente, okay? Non è algebrico, noi diciamo, non c'è modo di renderlo, ed è un numero, insomma, con infinite cifre che non si ripetono mai, eccetera. Volevo farvi vedere una cosa che anche mi è piaciuta, spero di comunicare. Nel calcolare queste successioni di poligoni che invadono la circonferenza oppure che la racchiudono e confrontare, quindi questa tecnica, si chiama tecnica dell'esaustione, Archimede si è accorto a un certo punto che doveva mettere qualcosa di partenza, okay? Doveva mettere un postulato. Questo è il modo tipico di ragionare della geometria, che abbiamo anche oggi, no? Cioè tutte le nostre cose vanno bene se purché assumiamo questo e questo. Questo è il modo di fare della matematica, ma della scienza e forse anche di tutto il nostro sapere. E lui, io qui mi sono divertito a chiamarlo Lambanomena, perché è questo traduttore che dice che si scriveva così, Euclide li chiamava postulati, invece Archimede li chiamava Lambanomena, che vuol dire postulato. Il quinto, sempre il quinto postulato è un problema, se voi andate a cercare sulla traduzione il libro sulla sfera sul cilindro, trovate il quinto che dice che inoltre tra linee disuguali, superfici disuguali e solidi disuguali, il maggiore supera il minore di una quantità tale che, se addizionata a se stessa, possa superare ogni assegnata grandezza del tipo di quelle confrontate tra loro. Questo è il testo di Archimede. Allora, il traduttore olandese ne dà 5 traduzioni di questo pezzo, perché anche questo sono rimasto stupito, no? Cioè, qualcuno per la prima volta scrive una cosa e la scrive in un certo modo in greco. Poi un altro lo traduce in un modo, un altro lo traduce in un altro. Adesso questo olandese ne propone 5. È incredibile, no? La matematica sembra una cosa, postula l'assioma di Archimede, invece lo si può scrivere in 5. Allora guardiamo la parte sotto. Oggi diciamo che un insieme di numeri con un'addizione, una moltiplicazione, un K, vale l'assioma di Archimede se, dati due elementi positivi A e B, esiste un intero positivo tale che N per A è maggiore di B. Cioè Archimede dice questo: se prendete due segmenti, segmento A e segmento B, se sommate tante volte A, se prendete tante volte A, supera B. Qualunque due segmenti, prendete quello piccolo e lo sommate. Cioè Archimede dice non ci sono segmenti infinitesimi, irrilevanti. Ogni segmento, diciamo, sommato supera l'altro, ok? Ed è l'assioma di Archimede. L'assioma di Archimede che tutti gli studenti di matematica imparano il primo mese, quando fanno l'analisi, vale l'assioma di Archimede. Allora, a me anche qui ha fatto un'impressione pazzesca, come questo Archimede, 2300 anni fa, a un certo punto dice, beh, per fare i miei conti suppongo che valga questo, che è una cosa super naturale, no? Cioè, ogni segmento deve sommare. Però, dice, infatti, questo è un postulato, è l'assioma di Archimede, senza quello non funziona niente della teoria della misura che noi conosciamo, non funziona la nostra teoria della misura, a meno che i matematici sono strani e recentemente, diciamo, ha introdotto anche gli anelli non archimedei. Però la teoria della misura cambia e non credo che ci sia una teoria della misura non archimedea oggi, insomma, per fare i calcoli, insomma. E anche questo mi diverte abbastanza, perché tempo fa parlavo con un collega fisico, un collega molto importante di fisica, e gli dicevo, ma lo sai che tutti i conti basano sul teorema, sull'assioma di Archimede? Ma cosa me ne frega, cioè non, ma davvero? Ma dico, guarda che puoi fare anche cose non Archimede. Molto sottile, ecco, insomma, un pensiero di 2200 anni fa che è alla base di tutta. Mi sono permesso nel libro di fare anche un'osservazione che è piaciuta a tanti matematici. Don Zaghier, che è un teorico dei numeri, l'ha apprezzata moltissimo, che ha letto in italiano lì, e mi ha detto, ed è questa osservazione, questo abitante della polis greca, pure una polis non troppo democratica perché c'era un tiranno, però sapevano cos'era la democrazia, sapevano, dice che ogni cittadino conta. Se un cittadino viene sommato tante volte raggiunge la maggioranza, no? No? Attenzione, non è che ognuno conta uno, eh?
perché questa è un'altra cosa. Non che ognuno uno conta uno, non uno conta uno, cioè conta di più e conta di meno, ci sono segmenti diversi, insomma, questo sì. Però ognuno conta. E in tanti superano il tiranno. E quindi mi piace, quindi insomma, matematica e politica. Mi piace vedere Archimede. Bene, spero di non avervi annoiato troppo sulla sioma di Archimede. E allora adesso vado avanti velocemente e vi racconto un paio di altre cose che racconto in questo libro. Bellissimo il teorema. Sapete che c'è tutta una storia strana, forse gli storici ne sanno meglio di me. Archimede viene portato in Europa molto tardi. Agli arabi non hanno mi dicono che gli arabi non si sono accorti subito, insomma, di Archimede, l'hanno portato molto dopo. Archimede arriva bene bene a un certo punto da un certo Commandino che sta a Urbino. Questo signor Commandino traduce dal greco al latino Archimede, ma soprattutto è un matematico, soprattutto secondo me fonda una tipografia. Incredibile, questo matematico fa una sapete questo signor Gutenberg che faceva la stampa eccetera eccetera, che ha cambiato la storia, no? E Commandino a Urbino fa il traduttore, ma a un certo punto dice: beh, queste traduzioni le mettiamo in libro, e facciamo con la tipografia, è come internet, insomma, no? Di allora è partito, e quindi Archimede si è diffuso in tutta Europa, perché una cosa avere un manoscritto uno in tutta diciamo l'Europa, una cosa avere un sacco di copie, insomma, come internet, tutto andava lì, e quindi si è diffuso. E uno che legge Archimede è Galilei, il quale continua a dire: grazie ad Archimede, è stato il mio maestro eccetera. E tra le cose che fa, anche qui mi sono appassionato moltissimo, conoscete Discorsi e dimostrazioni matematiche, attorno a due nuove scienze. È un libro pubblicato 8 anni dopo la sua condanna, pubblicato a Leiden, perché aveva paura della censura qui, e quindi l'ha pubblicato lì. Un libro bellissimo, che Calvino considera una delle opere letterarie della letteratura italiana. Ha sempre detto che Galileo Galilei è uno dei grandi scrittori della letteratura italiana. Io dico: boh, sarà vero, non sarà vero. Sono andato a leggerlo, è bellissimo, ci sono delle cose scritte benissimo, è divertentissimo. Sapete che è un dialogo, no? A tre, c'è Sagredo, Simplicio e Salviati. Sagredo è il mercante, sono sul Canal Grande, in un palazzo, e discutono. E Salviati è lo scienziato, è Galilei, e Simplicio è Simplicio. Di nome, di fatto è un teologo, un aristotelico, insomma, che... E tra le cose che discutono, a un certo punto Sagredo gli chiede a Salviati, dice: ma insomma, questa cosa sul volume della sfera, superficie o volume, si passa facilmente da una all'altra. E Galilei spiega, Galilei gli dice: sì, ho trovato una nuova dimostrazione della formula di Archimede. E dice così, leggo un pochino, tanto per darvi un po' il gusto di... È necessario farne la figura, spero di non essere troppo pesante, la figura di Galilei è sulla sinistra sopra, no? Perché la prova è pura geometrica, tanto intendersi il mezzo cerchio AFB, lo vedete AFB il mezzo cerchio, il cui centro C ed intorno ad esso il parallelogramma rettangolo ADEB, vedete un rettangolo, no? E siano tirate le rette CD e DE, quindi questa è la figura. E poi, diciamo, figurandoci poi il semidiametro CF, perpendicolare a una delle due AB e DE, immobile, intendiamo intorno a quello girarsi tutta questa figura. È manifesto che dal rettangolo ADEB verrà descritto un cilindro, se lo ruotiamo il triangolo diventa un cilindro, il semicerchio sarà una mezza sfera e il triangolo fa un cono. Ok? Quindi vedete la figura sulla sinistra, e io ho fatto un disegno sulla destra e l'ho ruotato, e viene un cilindro, viene un com'è che lo chiama? Un semicircolo, una mezza sfera
e un cono. E lui dice, intuisce, che il volume della poi dice, togliamo la sfera, la semisfera, e rimane una cosa che sembra una scodella. Aspetta, cosa che dice che mi fa ridere? Dice, il quale dalla figura che riterrà simile a una scodella, chiameremo pure scodella. Quindi dice, è una scodella e la chiamiamo scodella. Della quale e del cono dimostreremo che sono uguali. Lui dimostra che il volume della scodella è uguale a quella del cono. Il volume del cono è facile, lo sapevano anche i greci, base per altezza diviso 3. Ok? Non sto a spiegare. Quindi diciamo lui commensura la scodella con il cono. E questa è la dimostrazione di Galilei, la dimostrazione della scodella di Galilei, molto importante nella storia della matematica, cioè. Volevo però farvi vedere volevo raccontarvi un'altra cosa, non ve la faccio la dimostrazione come non vi ho fatto quella di Archimede. E lui cosa fa? Taglia con un piano orizzontale e dimostra che, vedete, il cerchio che c'è, che intercettato dal cono, quella parte grigia, è uguale al cerchio sulla scodella, ok? E poi, con l'aiuto del teorema del suo allievo collega Cavalieri, che dice che se io taglio con dei piani e le aree sono uguali, e tu per tutti i piani, allora i volumi sono uguali. Teorema di Cavalieri, ok? O di Galilei, insomma, cioè lo fanno insieme, non lo so, viene detto di Cavalieri. Credo che siano più o meno della stessa età, no? Però Cavalieri viene considerato un po' un suo allievo, ma forse perché aveva paura di Galilei, che era veramente intelligente, no? Anche Cavalieri probabilmente. Comunque fa vedere questa cosa, no? E dimostra, ed è facilissimo dimostrare che il cerchio e la corona hanno la stessa area. Però vi leggo come va avanti, e la dimostrazione c'è, e poi a un certo punto dice, però c'è una maraviglia, Massimiliano, senti che mi sei trovato, c'è una maraviglia, vediamo dov'è, e questo che accade nei solidi a carichi parimenti della superficie, allora dice, aspettate, perché in questi menomamenti, lui li chiama menomamenti, noi oggi diciamo deformazioni, no? Cioè io muovo il piano, in questi menomamenti è strano che queste aree restino tra di loro uguali, no? Le aree or mentre nella diminuzione dei due solidi si va sino all'ultimo mantenendo sempre tra essi la egualità, ben par conveniente il dire che gli altissimi ed ultimi termini di tale menomamenti restino tra di loro uguali e non l'uno infinitamente maggiore dell'altro. Par dunque che la circonferenza di un cerchio immenso possa chiamarci uguali a un sol punto. Ho sbagliato a partire perché lui dice con questi menomamenti, vado su un po' sopra, uno va a terminare l'una coppia di loro in una circonferenza di un cerchio e l'altro in un sol punto. Ho letto male, scusate. Quindi quando vi deformate, su in cima vi viene un punto e sotto vi viene una circonferenza. Ma che strano, dice, or mentre che nella diminuzione lungo il menomamento l'area rimane uguale, in cima e in fondo sono diversi. E qui lui ha un problema delle deformazioni, cioè ci sono i punti singolari, gli estremi sono singolari, sono un po' un momento delicato, e Galilei se ne accorge, dice, pur deformando rimane, e dice, questo mi sembra strano, e questo che accade per i solidi accade anche per le superfici, e lo ripete, no? Vanno fino a incontrare il momento che della loro ultima diminuzione, quello per suo termine la circonferenza in un cerchio e questo in un sol punto, li quali perché non si devono chiamare uguali se sono le ultime reliquie e vestigie lasciate da grandezze uguali? Quindi perché la circonferenza non è uguale a un punto? E notate appresso che quando ben fussero tali vasi capaci degli immensi emisferi celesti, tanto gli orli loro supremi e le punte dei contenuti coni, servando sempre tra loro l'egualità, andrebbero a terminare quelli in circonferenze uguali a quelle dei cerchi massimi degli orbi celesti e questi in semplici punti.
l'ho letta male, forse la dovevo far vedere, ma insomma lui rimane stupito, dice: ma capite, la circonferenza deve essere uguale al punto, com'è possibile sta cosa? Adesso con le teorie moderne della deformazione si capisce che questo è un punto singolare, no? E poi lui dice: ma non solo, applicatele anche agli orbi celesti. E questo lui ha intuito i buchi neri, no? Cioè, è un buco nero, è, per la teoria moderna, è una singolarità dello spazio in cui, diciamo, vanno a collidere, in cui diciamo, una stella di massa enorme, diciamo, va a condensarsi in un punto. Però questo punto contiene la stessa massa della sfera, no? E quindi io l'ho trovato veramente suggestiva questa immagine di Galilei, che è quindi una tecnica bellissima di teoria delle deformazioni, di analisi, quindi un'arte di misurare, veramente di un grandissimo artista, che porta quest'arte della misura ad avere qualche dubbio sulla sua dimostrazione. Quindi dice: mi torna, però non mi torna agli estremi. E in realtà, se avesse spinto abbiamo spinto il ragionamento di Galilei oltre, siamo arrivati alla teoria dei buchi neri. L'ho raccontata a un filosofo storico della scienza, al quale mi ha detto: non si possono paragonare due scienziati di epoche diverse, non puoi paragonare Sir Roger Penrose, come faccio nel libro, e Stephen Hawking con Galilei, perché hanno due ed è vero, d'accordo, sono due, però insomma paragonare l'intelligenza è sempre divertente. E ho ancora un po' di tempo? Sì, sì. E sentite, allora ho perso un po' troppo tempo con Archimede e Galilei, e volevo raccontarvi tante altre cose. Volevo raccontarvi di Gauss, che è un altro personaggio legato. Gauss sostiene di essere il più grande matematico della modernità. Il più grande dell'antichità era Archimede per lui. Quindi lui diceva: vabbè, c'è Archimede, ma era antico. Il moderno più grande sono io, modesto. Gauss a un certo punto parla di superficie, studia anche lui l'area della sfera e ha quest'idea geniale in questa frase, di pensare la superficie non tanto quanto un limite di un solido, ma piuttosto un solido di cui una dimensione è nulla. Qui è un cambio di prospettiva incredibile. Cioè, pensate alla sfera non come la buccia della palla, non come la buccia della mela, diciamo, no? Ma la sfera la pensate come una cosa solida di cui una dimensione è nulla. Quindi sta dicendo: pensate a una superficie come una cosa bidimensionale. Lo dice qui per la prima volta. Ed è veramente un passo incredibile. Cioè, e qui si parla di dimensione. E qui salto, lui fa la sua formula, teorema Gresham di Gauss, che non vengo a spiegarvelo, che è uno degli strumenti importanti nell'arte della misura moderna. E poi la sua idea è quella di portare dalla formula di Archimede, prendere il quadro, dividere e portarlo sulla sinistra, e quindi, diciamo, è la curvatura della sfera per A è uguale a 4π greco, no? E lui poi la generalizza con la curvatura di Gauss per A, e qui, diciamo, lui calcola l'area di un triangolo. E subito dopo arriva il suo studente Riemann, chiamiamolo studente, insomma, come sempre gli studenti superano i maestri, insomma Riemann l'ha superato, ma questo insomma sta nelle cose, no? Però Riemann l'ha superato e ha scritto ha fatto questa lezione davanti a tutta la facoltà di filosofia, perché matematica era dentro filosofia, per avere la libera docenza, per poter insegnare. Ha fatto questa lezione di abilitazione e sopra l'ipotesi che stanno alla base della geometria. Allora, questo è un testo di una quindicina di pagine che io avevo letto a suo tempo tante, e che ho riletto per scrivere il libro, eccetera, e tutte le volte trovo una cosa. E questo signore, di colpo, dopo quella frase di Gauss, scrive: ma dice, intanto cambiamo punto di vista, la geometria non è fatta da oggetti, triangolo, rettangolo, la geometria è fatta dallo spazio. Quindi io devo capire cos'è lo spazio. Una volta che ho capito cos'è lo spazio che ospita la geometria, poi capirò anche gli oggetti che ci sono dentro, no? E che cos'è lo spazio? E lui dice così: lo spazio è un oggetto che dipende da n 10, 15, 20, da n parametri.
e la chiamo a questo oggetto una Mannigfaltigkeit. Mannigfaltigkeit è una poesia di Schiller, no? E lui dice, è un oggetto che dipende da n parametri, viene tradotto in italiano con varietà, viene tradotto in inglese con manifold, ma l'hanno tradotto così perché l'ha deciso Rima di chiamarlo Mannigfaltigkeit, no? Così, è una varietà. E è uno dei termini, probabilmente il termine più usato in tutta la letteratura della geometria, della teoria della misura. Oggi, diciamo, si parla solo di varietà, si comincia, prendiamo una varietà, prendiamo una Mannigfaltigkeit. E lui, io veramente non capisco come a lui sia venuta in mente questa cosa di dire n variabili, ma non solo, queste n variabili devono essere legate tra di loro, legate tra di loro, quindi la, tecnicamente, no? x1, x2, x3, xn, n variabili, che, con una relazione che determina la metrica, che determina l'arte della misura su quella varietà. La teoria della misura su quella varietà è, quindi sono n variabili con una metrica, una relazione tra queste quantità che mi determinano come misurare. Devo dire che leggere una cosa del genere uno dice, ma come gli è venuta in mente a questo? Sì, avrà visto Gauss che ha detto che la superficie è due dimensioni e poi Gauss faceva i conti. Lui ha fatto tutti i conti su queste varietà, ha spiegato come fare i conti, come fare l'arte della misura, ha spiegato e ha anche cominciato a calcolare la curvatura di questi oggetti, la curvatura di Riemann, eccetera. Poi è venuto un italiano, Ricci Curbastro, che ha calcolato la curvatura di Ricci, poi è arrivato Levi Civita, che ha calcolato tutti i conti partendo da Riemann, finché a un certo punto è arrivato uno, si chiamava Einstein, e dice, cavolo, le mie idee, avevo bisogno di un'arte della misura, e sapete che Einstein ha impiegato un anno a studiare Riemann, ha studiato Riemann, e a un certo punto Einstein ha detto, il nostro universo è un universo quattrodimensionale con quattro variabili, x, y, z e t, la variabile, quindi è una varietà di Riemann, quindi è una varietà con... Aveva ragione Riemann, non bastano due, tre, ce ne vogliono n, nel mio caso quattro, e il legame tra queste variabili si chiama G, si chiama metrica, e la metrica deve essere tale che la curvatura di Ricci di questa metrica meno un mezzo la curvatura scalare è uguale a 8 pi greco t. Allora Einstein ha descritto questa formula, che è la formula, con la parte sinistra il marmo della geometria, la parte destra il legno della fisica. La parte destra T è il tensore energia che viene determinato dalla fisica. Questa è una delle equazioni più importanti nella storia della scienza, tuttora in discussione. Io ho provato a chiedere a un fisico, ma perché l'ha scritta così? E diversi fisici teorici mi hanno detto, non abbiamo la minima idea, ma funziona. Ma questo è tipico, no? Noi matematici ogni tanto chiediamo, ma perché il fisico fa questo? Boh, ma c'hai problemi? No, non ho problemi. Funziona? Sì, funziona. Funziona o non funziona? Sapete, tutta la storia di Einstein è complicata. Lui, diciamo, la soluzione di questa equazione è un'onda gravitazionale. Lui a un certo punto ha detto, bah sì, io non so se proprio un'onda gravitazionale esiste, forse è una curiosità matematica, questa forma. Oh, l'hanno trovata queste onde gravitazionali, 100 anni dopo. Quindi le soluzioni, questa equazione funziona. Io mi permetto di metterle insieme e vedete, perché ci vuole anche un po' di un quadro, insomma. Archimede, la parte sinistra è, io la leggo così, 1 su R quadro A, che è la geometria, la parte destra è la fisica, 4 pi greco lo mettiamo nella fisica, la formula di Gauss curvatura per l'area, la geometria è uguale a tutta la parte tecnica, fisica, gli angoli, e l'equazione di Einstein. Secondo me c'è proprio un'evoluzione della storia dell'umanità che arriva a quest'ultima equazione che è molto, molto importante, molto bella, e che è stata anche verificata sperimentalmente da Einstein. Ho ancora un minuto? Ancora un minuto? Perché mi piacerebbe finire con una cosa. Voglio farvi vedere che cosa dice Einstein, un po' lunga, ma nel 1922 all'Accademia Prussiana delle Scienze, come io oggi.
oggi l'Accademia di Ferrara delle Scienze, grazie. Insomma, lui si pone questo problema, no? Che secondo me, diciamo, si vede le origini di Archimede, Gauss. Il problema è se la geometria pratica dell'universo sia o no euclidea, ha un chiaro significato e solo l'esperienza può rispondervi. Mi piace. La geometria, la matematica è una scienza sperimentale, no? Perché è davvero, no? Cioè, io attribuisco speciali importanti, poi c'è quegli assiomi che ogni tanto bisogna mettere, ma gli assiomi li mettiamo perché per non sbagliare, insomma, no? Ma però io attribuisco speciale importanza all'interpretazione della geometria che ora è esposta, perché senza di essa sarei stato incapace di formulare la teoria dell'attività. Senza Riemann non sarei stato capace. Possiamo visualizzare, e qui si pone questo problema che volevo dirvi, possiamo visualizzare un universo tridimensionale che è finito benché illimitato? E lui dice, perché capite, la soluzione di quell'equazione che vi ho fatto vedere prima, lui dice, è una sfera nello spazio quattrodimensionale, è un'ipersfera. E lui qui ha dei problemi, perché vuole a un pubblico generico nel 1922 spiegare che quella equazione è un'equazione, ve l'ho fatta vedere, è un'equazione in realtà, cioè un'equazione, in realtà sono 10 equazioni in quattro variabili, quindi lo spazio è quattrodimensionale e quindi la sua soluzione è una sfera tridimensionale. Possiamo visualizzare un universo tridimensionale che è finito benché limitato? Secondo gli ultimi risultati della teoria dell'attività è possibile, secondo la sua formula, è possibile che anche il nostro spazio sia approssimativamente sferico, che cioè le leggi di disposizione dei corpi rigidi non siano in essi date dalla geometria euclidea, ma approssimativamente dalla geometria sferica, se si prendono in considerazione parti di sufficientemente esteso. Ora, questo è il punto al quale l'immaginazione del lettore esita. Nessuno può immaginare una ipersfera. Se io vengo qui all'Accademia Prussiana e vi dico il nostro universo è quattrodimensionale ed è una ipersfera, nessuno può essere detto, ma non pensato. Posso immaginare abbastanza bene una superficie sferica, ma nulla di analogo a tre dimensioni. Noi dobbiamo cercare di sormontare questo ostacolo mentale. Il lettore paziente capirà che non è affatto un compito particolarmente difficile. In questo modo, facendo uso come una gruccia della pratica che la geometria euclidea ci fornisce, allora Einstein dice, vi spiego cos'è una sfera tridimensionale, no? E io ho copiato l'esempio di Einstein e lo vedete qui e l'ho riportato sul libro ed è questo. Allora facciamo un passo indietro, come si fa sempre in matematica, supponiamo di essere abitanti di Flatlandia, di vivere in un piano, no? Viviamo in una, in questo possiamo immaginarlo, di vivere in un piano e non conoscere la terza dimensione. Allora io sono un abitante del piano e voglio che vivo nello spazio voglio spiegare a un abitante del piano che cos'è una sfera. Ti spiego cos'è una sfera, semplice, te la proietto, ok? Allora vedete, se io proietto dal polo nord la sfera, tutti i paralleli diventano dei cerchi concentrici, giusto? Giusto? Quindi se io voglio spiegare a un abitante di Flatlandia che cos'è una sfera, gli dico guarda, la sfera è una serie di cerchi concentrici. Tu sei il polo sud e sei qui, poi c'è un altro cerchio. Va bene? Tu capisci? Dice sì, sì, vedo tutti questi cerchi. E poi c'è un cerchio all'infinito. Un cerchio all'infinito che corrisponde al polo nord. Perché il polo nord non riesco a proiettarlo in un cerchio, capite? Il polo nord va via e diventa, diciamo. E quindi lui dice. E quindi Einstein fa esattamente questo esempio del 1922 e spiega per un abitante di Flatlandia la sfera è una serie di cerchi. Con un cerchio all'infinito enorme. Bene, l'ipersfera è la stessa cosa. Sono tante sfere che se io tante sfere nello spazio quattrodimensionale che se io le proietto diventano tutta una serie di sfere concentriche. Ok? Quindi io sono al centro, poi c'è un'altra sfera, una sfera e il bordo di questa sfera, il bordo infinito cos'è? È un punto. D'accordo? Ed è esattamente la teoria che abbiamo oggi, cosmologica, no? Se noi si dice che si parte dal Big Bang, gli astrofisici adesso guardano al Big Bang, cosa fanno? Puntano i telescopi molto lontani e vedono l'inizio del. Però la cosa strana è che l'astrofisico lo punta lì e vede l'inizio, cioè vede, cioè si avvicina, ma lo punta lì e lo vede ancora uguale, no?
Per forza, perché è una ipersfera, no? E quindi diciamo il bordo del nostro universo è in realtà un punto, no? Come lo è nell'analogia. E quindi lui, diciamo, Einstein fa questa lezione lunghissima in cui, diciamo, fa questo esempio, volevo raccontarvelo. Perché volevo raccontare? Perché volevo concludere con questo, perché nel 1925 un matematico dice, sì, ma cos'è questa storia di Einstein? L'aveva già fatta Dante Alighieri. E se andate a vedere, è una cosa nota, dal 1925, lui sostiene che Dante Alighieri, che aveva questo problema della dualità uomo-Dio, no? E qui vedete sulla sinistra, e poi chiudo, una raffigurazione del Botticelli, che è l'immagine di Dante, di Einstein bidimensionale, dei cerchi, e questa invece è un'immagine di Dorè, che sono sfere, e la cosa è divertentissima perché io l'avevo letto forse alle scuole superiori, ma sono andato a leggermi Dante ed è bellissimo, perché Dante, c'è questo passo che è incredibile, Dante viene accompagnato da Virgilio nell'inferno, no? E lo accompagna, poi a un certo punto quando arrivano nell'Impirio, Dante passa, Virgilio passa Dante a Beatrice, no? Quindi cioè, si stacca da Virgilio e dà la mano a Beatrice. E Einstein, e Dante rimane stupefatto perché dice: a un certo punto non capisce più nulla. Dice: ma come mai che io vedevo la Terra, poi vedevo l'Impirio? Poi a un certo punto sono arrivato a te, Beatrice, e vedo, e cioè vedevo, io ero la Terra, cioè tutto l'inferno, e vedevo Dio tutto intorno. Quando sono arrivato a te, Dio è arrivato al centro, perché Dante arriva a un certo punto all'Impirio e poi scende con Beatrice verso Dio, no? L'ultimo canto è, e lui ha fatto un cambio di proiezione, ha fatto la proiezione stereografica dal polo, quindi quello che era il polo nord diventa polo sud, eccetera. È bellissimo, l'interpretazione matematica è perfetta, quella di Einstein, no? E poi l'ultima frase, concludo, a un certo punto però Dante non capisce, c'è un pezzo bellissimo in cui adesso non lo leggo, ma continua a chiedere a Beatrice, spiegami, e a un certo punto Beatrice non ne può più e dice: senti, credi alla donna tua, e se non capisci non è importante, credi a quello che ti dico, è così, funziona così, siamo su un'ipersfera, abbiamo cambiato proiezione, quindi... E lui dice: io per la bellezza credetti alla mia Beatrice. Ecco, grazie mille della vostra attenzione. Grazie.